Video oggi, perché come sapete fra una settimana si vedranno, penso, speriamo che trovo un cavalletto, perché quello che ho io si è rotto, speriamo di farmelo sistemare, lo vediamo. Niente, ho la cucina delirio si sta la mattina, però non comincio da qui, me li laverò dopo, perché io mentre mi lavo loro i piatti e vado a farmi la camera da letto, devo rifare il letto ancora. Qui sta acceso, spegniamo. Vi volevo mostrare, non ce l'ho qui, l'ho portato via. Allora, io ieri ho ricomprato, ve lo faccio vedere, questo qui ho ricomprato ieri a Conad. Costicchia un po', però è buono. E guardate, acciaio e, per la cucina. E niente, e l'ho ricomprato. Adesso io vado prima a farmi il letto e poi torno in cucina, vediamo cosa devo fare. La roba la stessa a mio marito, e non vedrete stendere il bucato, perché dovrò fare un altro bucato scuro. E niente ragazze, adesso andiamo in camera da letto, rifaccio il letto, sistemo un po' la camera e ci vediamo dopo. Non vedrete spolverare, perché ho spolverato ieri col mangiapolvere, e niente, farò solo il letto. Oggi è domenica, facciamo le cose più strette, e adesso andiamo, a dopo. Allora ragazze, eccoci qua, sono passata in camera da letto, come vi avevo detto. Non vedrete allora le lenzuola le avevo già cambiate 2 giorni fa, le erano ancora pulite. Avevo spolverato il giorno prima, che io mi divido i compiti così in camera, perché fare tutto insieme stanca un pochino, specialmente per me che soffro di schiena. E niente, stiamo andando a rifare il letto, adesso vedrete ancora la coperta con i gattini sopra, perché ancora io la sera c'ho freddo, non ci posso fare niente, ma c'ho freddo. E poi la giornata di domenica era una giornata molto brutta e piovosa, era veramente brutta. E niente, vado a rifare il letto, dopodiché mi vado ad aspirare i 2 puffi che ho in camera da letto, quello che ho ai piedi del letto, quello che ho dalle parti della finestra dove appoggio la roba da lavoro di mio marito. Li vado a pulire, a spolverare, a sistemare. E niente, poi prendo l'aspirapolvere e mi aspiro i tappeti sia dal lato dritto e sia dal lato inverso, perché anche dal lato inverso, anzi proprio dal lato inverso, la polvere si attacca molto di più. E niente, dopodiché ragazze, io ho letto molto molto basso, non ci arriva l'aspirapolvere, non ci arriva per niente. Che cosa faccio? Passo la scopa, quella semplice e normale, e niente, dopodiché passo il Swiffer con i pannetti e niente, e poi di sotto, perché non ci arriva neanche il rotomop, non ci arriva, e vado a fare all'antica strofinaccio e scopa praticamente, e vado a lavare di sotto. Poi invece dalla parte di fuori faccio con il mocio, che mi sbrigo prima, lavo 2-3 volte e la stanza mi esce pulita. Dopodiché passo in bagno, in cui lo vado a pulire. E il bagno lo vado a fare con il Cif bagno anticalcare, visto con lui,
Purtroppo una clip dove lavavo la vasca da bagno si è cancellata, anzi non avevo proprio ripreso, credevo che avessi acceso ma non avevo ripreso. E niente, mi pulisco anche il bagno, vedrete queste piccole pulizie. Poi andavo in cucina, mi lavavo i piatti e lì magicamente il mio telefonino si è spento e non mi ero accorta che era arrivata a zero ricarica. Vabbè, ma voi sapete che tanto avevo già praticamente cucinato. E niente fanciulle, io adesso vi lascio con la visione di questo video, spero che vi piaccia, che vi faccia compagnia. Niente, io vi mando un bacione grande, ci vediamo a un prossimo video che sarà in Puglia. Alla prossima tesori miei, ciao!
Allora, ragazze, bagno tutto pulito, ho cambiato anche i tappeti, gli asciugamani, ho lavato la vasca da bagno, eccolo qui, tutto bello pulito, tutto bagno pulito, così me lo sono levato. Da quando Stellina mi ha detto di mettere questi, vado molto più semplice a pulire qui sopra, dare una spolverata, anche se poi i miei cosmetici cadono sempre, qua cade sempre tutto il mondo, non ci mantengono in piedi, basta che mantengono lì dentro. E niente, finito il bagno, e anche la camera da letto ho lavato a terra e ho pulito, ho fatto il letto, avevo spolverato già ieri ed è tutta bella pulita. La mia finestra che arieggia, fra un po' chiudo. E niente, però adesso ragazze si deve passare di qua, perché qui è ancora tutto così. Adesso mi metto, brava brava, mi faccio i piatti, mi tolgo qui e poi penso ai fornelli a cucinare. A dopo! Rieccomi ragazze, avete visto che mi sono pulita la camera da letto, ho rifatto il letto, ho spolverato per terra, ho spazzato. E io faccio praticamente, ragazze, spazzo prima con la scopa normale, quella antica, poi passo l'aspirapolvere sotto il letto che non ci va niente, non so se voi avete lo stesso problema, ma io sì, devo fare 3 volte con il Swiffer e poi sotto il letto lavo con la pezza antica, quella a straccio e scopa lì sotto, perché è l'unica che ci va e l'unica che mi pulisce lì sotto. E invece poi attorno al letto faccio con il mocio, con il rotomop, con quello che ho più a portata di mano. Adesso poi ho fatto il bagno, come avete visto mi sono pulita bene bene il bagno, ho detto lo faccio adesso così me lo tolgo davanti, sto che sto finché asciuga la camera, facciamo arieggiare la camera, faccio il bagno. E adesso tocca qui, mo mi lavo tutti i piatti e poi mi metto in cucina a fare il pesce e voi state in mia compagnia.